Buongiorno, sono Ottavia Piccolo. Lo sapete che con la legge Bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere che cosa dobbiamo sapere noi cittadini e che cosa i giornali possono scrivere? Adesso lo sapete. Pensateci. Grazie. Buongiorno, sono Paolo Rossi. Lo sapete che con la legge Bavaglio... Pensateci! A proposito della legge sulle intercettazioni, ma io sono sicurissimo che il governo ci ripenserà. Ci ripenserà, si ricrederà e non passerà questa legge, o perlomeno non passerà così, sono sicurissimo. Vabbè, vista la pressione che monta dal basso, dall'opinione pubblica, la pressione di tutta la stampa democratica, quella ovvia delle opposizioni, ma anche da ampi strati della maggioranza, sono sicuro che con queste sollecitazioni il governo ci ripenserà, sono sicurissimo. Oddio, sicurissimo, diciamo che sono sicuro, ecco, sicuro. Beh, oddio, sicuro, diciamo quasi sicuro che ci ripenserà, certo. Beh, oddio, quasi sicuro, diciamo un po' incerto, ecco, che ci ripenserà. Beh, oddio, un po' incerto, diciamo incerto, ecco, che ci ripenserà. Beh, un po' incerto, incerto, diciamo molto incerto, ecco che ci ripenserà. Beh, molto incerto, diciamo che Dio, almeno lui, ce la mandi buona e porti consiglio. Dice a chi? Al consiglio dei ministri, a chi? Vedrete. Io di politica non me ne parlerò stasera, come avete letto su tutti i giornali, sta passando la legge dove non si potrà più dire niente, la legge Bavaglio. Berlusconi, la legge Travaglio, Bavaglio, come si chiama? Travaglio, ho detto, vedi? Bavaglio, per Brunetta sarà Bavaglino, però voglio dire, la legge Bavaglio. Ma ora questa legge qua, delle intercettazioni, noi non sapremo più niente. Tutte quelle cose che sono tutti quei bei scandalozzi che facevano i politici con le escort, non sapremo più niente, non sapremo più di quello della casa. Vi ricordate, poveraccio, il ministro Scajola, poverino. A chi di voi non è mai successo di andare a fare il arrogito della vostra piccola casetta e dire quant'è? E il notaio dice: tutto a posto, non ci sono problemi. Buongiorno, sono Claudia Mendola. Lo sapete che la legge Bavaglio sulle intercettazioni nega a voi cittadini il diritto di essere informati? Bene, adesso lo sapete. Pensateci. Salve, sono Niccolò Amanniti. Lo sapete che la legge Bavaglio sulle intercettazioni vi nega il diritto di essere informati? Adesso lo sapete, pensateci. Buongiorno, sono Roberto Andò. Lo sapevate che la democrazia, sin dalla sua prima apparizione nell'Atene di Pericle nel V secolo, si è sempre avvalsa dell'uso corretto dell'informazione per salvare se stessa? E che in Italia, in questi giorni, questo governo vorrebbe approvare una legge, Bavaglio, che limita fortemente il potere dell'informazione? Ecco. Ora che lo sapete, fatene buon uso. Buongiorno, sono Lucia Annunziata. Lo sapete che con la nuova legge Bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere quello che noi giornalisti diremo o scriveremo e dunque quello che voi imparerete di come funziona il mondo? Adesso lo sapete, pensateci. Buongiorno, sono Roberto Andò. Lo sapevate che la democrazia, sin dalla sua prima apparizione nell'Atene di Pericle nel V secolo, si è sempre avvalsa dell'uso corretto dell'informazione per salvare se stessa? E che in Italia, in questi giorni, questo governo vorrebbe approvare una legge, Bavaglio, che limita fortemente
il potere dell'informazione. Ecco, ora che lo sapete, fatene buon uso. Buongiorno, sono Ambra Angiolini. Lo sapete che la legge Bavaglio sulle intercettazioni nega a voi cittadini il diritto di essere informati? Adesso lo sapete. Sono Francesca Archibugi. Lo sapete che la legge Bavaglio sulle intercettazioni nega a tutti noi cittadini il diritto di essere informati? Adesso lo sappiamo, ci dobbiamo pensare. Sono Alessandro Bergonzoni. Al cittadino non far sapere quanto è cattivo qualcuno quando dice cose vere. Taci, il nemico ti ascolta. Non sarà che qualcuno ha preso per buono la frase «il bel tacer non fu mai scritto»? Ma si può sapere perché non si può sapere? Ciao, sono Alessio Boni. Lo sapevate che con la legge Bavaglio sulle intercettazioni la libertà di informazione e la libertà di stampa non avrà più diritto di esistere? Bene, ora lo sapete, non grazie a me, però pensateci. Buongiorno, sono Mimmo Calopresti. Lo sapete che con la nuova legge Bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere ciò che noi dobbiamo sapere e soprattutto ciò che i giornali devono scrivere? Adesso lo sapete. Speriamo bene. Buongiorno, sono Scani Celestini. Lo sapevate che con la legge Bavaglio sarà il governo a decidere quello che dobbiamo sapere? E pian piano decidere anche quello che dobbiamo pensare. Adesso lo sapete, pensateci. Buongiorno, sono Francesca Comencini. Lo sapete che la legge Bavaglio sulle intercettazioni farà di tutti noi dei cittadini dimezzati? Come dei bambini in una casa a cui ogni tanto i grandi possono dire andate di là, perché quello che noi diciamo non lo potete sentire. Lo accettereste a casa vostra? Adesso lo sapete, pensateci. Buongiorno, sono Carmen Consoli. Lo sapete che la legge Bavaglio sulle intercettazioni nega a voi cittadini il diritto di essere informati? Adesso lo sapete. Pensateci. Un vecchio cervo, un giorno, sfasciò con due cornate le staccionate che ci aveva intorno. «Giacché me metti la rivoluzione», gli disse l'uomo appena se ne accorse, «te taglierò le corna». E allora forse cambierai d'opinione. No, disse il cervo, l'opinione resta, perché il pensiero mio rimane quello. Me leverai le corna che c'ho in testa, ma non le idee che tengo nel cervello.